E allora noi continuiamo con la politica perché abbiamo il privilegio, abbiamo l'opportunità di avere i rappresentanti politici e allora dopo la senatrice Ricchiuti del Partito Democratico io direi di ascoltare il senatore Gibino di Forza Italia. Grazie. Io vi ringrazio particolarmente della pazienza di ascoltare un senatore, un politico. Mi viene veramente difficile definirmi un politico. Io vengo da una famiglia di imprenditori, sono un imprenditore, faccio la politica per passione, ma passo per politico. E in più, se mio padre sapesse che questa vicenda dell'Elena Sarco non mi era nota, non mi riconoscerebbe. La storia di mio padre è nella previdenza di Inarcassa. Ha lavorato tanto per la legge che poi è stato utilizzato successivamente per le varie professioni, il tema del contributivo, del retributivo, ma anche della tipologia degli investimenti. E se noi torniamo indietro nel tempo, le pensioni prima si erogavano perché si dava da parte del lavoratore al sistema pensionistico per una vita e si moriva a 60 anni. Ora non si dà nulla al sistema pensionistico e grazie al cielo vogliamo superare i 100 anni. Ma detto questo, poiché sono numeri che conosciamo, e allora non mettersi davanti la realtà del sistema pensionistico è cosa molto grave. Questa vicenda di Elena Sarco mi viene a conoscenza tramite la mia amicizia con Paolo Righi, con la sua federazione che seguo da qualche anno nella mia attività prima alla Camera e poi in Senato, e una sera a cena Luca Gaburro mi racconta questa vicenda che ritengo poter dire, sottolineando due volte, tutta italiana. Tutta italiana. Perché quando io leggo che ci sono 500.000 silenti che potrebbero forse avere una pensione, ma che non la possono ricongiungere. Mio padre è stato nel comitato che si è occupato di questa materia. La 45 del 90 me la ricordo perché la mattina mi svegliava con questo tema. E oggi mi ritrovo da senatore nel 2014 che non c'è un'ipotesi di ricongiunzione e per giunta ci sono duplicazioni di versamenti. Quando poi sento roba tipo Cayman, quando immagino che gli enti che dovrebbero investire in Italia, la nostra ricchezza va fuori anziché rimanere in Italia e poi andiamo a cercare i fondi stranieri di investimento per poter fare gli investimenti in Italia, avere i nostri imprenditori che sono eccellenza, che sono persone per bene, capaci, che poi devono andare a cercare le somme all'estero e probabilmente anche i grandi imprenditori perché poi hanno la capacità di affrontare le grandi sfide che poi oggi non sono più vincere l'appalto. Non è più questo. Oggi abbiamo davanti la finanza di progetto, oggi abbiamo davanti lo sfruttamento dei fondi strutturali per tutto ciò che arriva al sud dall'Unione Europea. Il resto, il ministro delle infrastrutture l'ha detto, il 100% degli investimenti pubblici che prima accadevano in Italia non sarà più, non faranno più investimenti, in conto capitale non è più previsto se non il 5 o il 6%. Siamo fermi, o ci inventiamo qualcosa, o il sistema pensionistico non potrà più erogare. Poi, se questo sistema pensionistico si chiama Elena Sarco e fa quello che abbiamo sentito, voi siete delle persone per bene. Voi siete delle persone per bene, perché quando dite semplicemente commissariamo, siete delle persone per bene. L'alzo io la voce. L'alzo io la voce, ma non serve, mi schiero con voi. Non vuole dire nulla. Vi faccio l'attività parlamentare che serve, vi faccio le interrogazioni che servono, le mozioni, le risoluzioni, gli emendamenti. No, ci vuole di più. Non è possibile che se voi non indicate gli uomini che vi devono amministrare le vostre pensioni per il futuro, quindi anche in qualche misura il futuro dei vostri figli, e vengono indicati da terzi che nulla ci mettono, voi parlate solo di commissariamento. Siete delle persone buone, siete delle persone gentili. Non è così che si sistemano le cose in Italia. Le persone che sbagliano non devono solamente andare a casa. Devono anche andare da un'altra parte, non basta una cosa di questo tipo, perché se vanno a casa andranno a fare danno in un altro sistema pensionistico o forse in un'altra attività o andranno a amministrare un ente a fare un altro danno. Si può fare, si può fare. Allora, sì, commissariamento, certamente, ma andremo a fondo.
Le elezioni europee servono ad avere più forza dell'Italia in Europa? Forse. Ad avere meno ingerenze dell'Europa in Italia? Forse. Io credo che siano solo una grande occasione. Una grande occasione che consente al popolo dei lavoratori di fare accendere i riflettori della politica, se serve, ma soprattutto della stampa, dei media, di chi comunica con forza che cosa accade, perché il momento elettorale è il momento in cui il cittadino elettore è attento a quello che sente, attento perché lo dice Berlusconi o perché lo dice un altro personaggio della politica o perché le federazioni sono riunite e dicono qualcosa, e allora magari domattina avrete le paginate sui giornali, stasera i blog ne saranno pieni, magari le televisioni oggi ai telegiornali inizieranno a parlare di questa vicenda. A questo serviamo noi oggi. A questo serviamo noi oggi, accendere quel riflettore che punta sugli occhi, è difficile poi riuscire a guardarli compiutamente, e far sì che questo scempio finisca. Cosa sta accadendo in Italia? Ci sono tre forze politiche, se mi consentite qualche minuto di politica, visto che siamo anche in campagna elettorale, che si stanno confrontando in una maniera serrata, forse mai vista. Qualcuno come noi ritiene di essere un partito moderato, e con ogni probabilità lo è, e ritiene di poter avere delle risposte ancora da dare attraverso delle proposte. Altri ritengono che la soluzione sia semplicemente la protesta. Rivoluziono tutto perché tutto così non va, ma non ho la soluzione per il dopo. Questo probabilmente può andar bene per chi in questo momento si sente disoccupato, per chi il lavoro ha smesso di cercarlo, probabilmente anche per la mamma preoccupata per il figlio che il lavoro non ha, e forse quella magari invece di fare un voto per un movimento di protesta magari non va a votare. E poi c'è chi ritiene che in questo momento magari si possa prendere in giro il cittadino elettore con una legge elettorale che dice di aver fatto e non ha fatto, con la riforma del Senato che dice di aver fatto e non ha fatto, di una riforma del titolo quinto della Costituzione che magari non ha affrontato se non per declinare un titolo di un capitolo di una pagina bianca, e di una promessa elettorale di 80 euro che non ti do adesso, che forse i CAF daranno al sistema datoriale attraverso i software tra luglio e agosto, che ti do a fine anno, ma solo dopo aver fatto una cosina che agli italiani non piace tanto, che si chiama finanziaria di riequilibrio, cioè ti do qualcosa e te lo tolgo. C'è una sola categoria però che non è interessata a questi giochetti. Questa categoria è quella dei disoccupati, ai quali gli 80 euro non andranno mai. Forse godranno del fatto che non pagheranno più tasse sul lavoro che non hanno. Con questo chiudo la pagina politica elettorale, perché questo è un convegno a tema, e riprendo le parole di Paolo Righi, perché sono d'accordo con te, caro Paolo, sul sistema immobiliare che vede gli italiani avere la prima casa per l'80% circa della nostra popolazione. La metà di essa ne ha due, la metà di questa ne ha tre. Questo parlando di case. Il sistema immobiliare è un sistema sul quale noi tutti abbiamo investito. Abbiamo creduto che facendo un mutuo per una casa che userà forse nostro figlio tra 20 anni avremmo fatto un investimento, perché nel frattempo mettevamo il capitale al sicuro e magari lo affittavamo. Oggi non è più possibile, perché questo centro di investimento è diventato un centro di costo. Paolo è stato chiaro: nel 2007, quando ancora pagavamo l'ICI sulla prima casa, la pressione fiscale che lo Stato riversava sul sistema immobiliare era pari a circa 10 miliardi e mezzo. Poi il sistema Berlusconi ha tolto l'ICI sulla prima casa, ne siamo stati tutti felici, il mercato immobiliare è certamente ripartito grazie a quel governo. Oggi ci ritroviamo a rischio giuridico. Sì, forse è vero, paghiamo 33 miliardi e mezzo con un sistema che è assolutamente patrimoniale e legato ai metri quadrati, anche la spazzatura paghiamo sui metri quadrati, e abbiamo avuto un aumento sulla Tari dal 100 al 600% a secondo se vendiamo frutta oppure stiamo esercitando un'attività in discoteca oppure alberghiera. 33 miliardi e mezzo con un'Italia che va indietro. Ma sai qual è il problema, Paolo? Ce lo siamo detto tante volte nei convegni: il rischio giuridico. Noi siamo a rischio giuridico, perché ogni 6 mesi cambiamo tipologia di tassazione. Ma non esistono investimenti, e parlo agli imprenditori, al popolo della partita IVA, che non si quotino per 20 anni.
Perché la banca stessa ci chiede una bancabilità e una proiezione dell'investimento per 20 anni, chiedendoci un equity del 20, e poi abbiamo riscatto alla fine, non ci sono operazioni che non sono fatte con leasing. Se cambiamo legge ogni 6 mesi, se cambiamo la pressione fiscale ogni 6 mesi, ma chi sono quei pazzi degli italiani che investono? Chi sono quei fondi di investimento internazionali che investono in Italia? Ma chi sono quei folli imprenditori grossi e importanti che vogliono interfacciarsi con noi per rendere l'Italia più bella, con uno sviluppo migliore e dare una risorsa ai giovani che al sud, vengo dal sud anche se mia madre è di Bologna, quindi l'Emilia ci unisce, caro Paolo, noi al sud scontiamo oltre il 50% di disoccupazione giovanile. Pensate che questo si possa essere il destino dell'Italia? Mi auguro francamente di no. Concludo dicendo, vi ringrazio per quello che state facendo, perché la politica non è solamente quella parlamentare o dei partiti. La politica è anche quella fatta dalle categorie e della società civile. E voi oggi avete aperto una bellissima pagina di politica con la P maiuscola alla quale l'attività parlamentare deve dare risposta. Grazie. Grazie. Grazie al senatore Gibino per questo intervento. Ero un po' preoccupato quando ha chiesto del tempo per parlare di politica nazionale, di cosa, ho detto oddio, adesso capitiamo in un comizio, siamo noi, invece è stato bravissimo, è stato, devo dire la verità, insomma, quindi aveva ragione il Presidente Righi, ci sono anche delle brave persone in politica, insomma, e ne abbiamo avuto due esempi, ci sono anche persone meno brave in politica, insomma, non dobbiamo essere troppo buonisti.